Buongiorno a tutti, oggi è domenica 19 marzo 2017 e ho qui con me un ospite, Ali, che ci racconta un po' come è venuto in contatto con me e perché oggi ha fatto una giornata in giro per le stalle. Salve, buonasera. Io faccio parte di una famiglia contadina, avevo questa passione, ma guardando video YouTube ho conosciuto una persona veramente abbastanza, no anzi è troppo disponibile, che ci ha fatto fare giri di almeno decina di stalle tutto il giorno. E io vorrei fare questo come lavoro e come un volontariato nel mio paese, per gestire un centro orfano di 90 bambini facendo guadagno con questo lavoro di produzione latte e le verdure biologiche. Allora ho parlato con il signor Mauro Marmioli e lui subito era disponibile per aiutarmi. Gli ho chiesto di fare una visita insieme a lui e ci siamo messi d'accordo per oggi e abbiamo passato una bellissima giornata. E veramente mi è stato molto molto utile, come guardando anche i suoi video che ho imparato tanto, ma adesso insieme a lui e spero che anche in futuro, contatto continuo, imparerò tante cose e cercherò di fare del meglio come sta facendo lui per tanti contadini in Pakistan e anche per quei bambini che ci tengo per aiutarli. Perfetto. Allora, la cosa che mi è piaciuta molto a me di questa giornata è stata la possibilità di incontrare delle culture diverse e soprattutto vedere come il progetto di YouTube ha aperto delle possibilità che non avrei mai aspettato. Infatti, guardando le analitiche di YouTube, ho visto che nel mondo, dal Brasile, dal Cile, dal Pakistan, dai paesi del Nord Africa, ci sono molte visualizzazioni. E questo mi ha colpito. Mi ha colpito perché, parlando in italiano nei video, mai mi sarei aspettato di avere un pubblico anche straniero. Quindi il fatto che Ali nei giorni scorsi mi ha contattato è stata una cosa molto positiva, perché da questi incontri magari non viene fuori nulla, però sicuramente l'incrocio di esperienze ci aiuta a capire. Io volevo chiedere una cosa da lì prima di chiudere l'intervista: se c'è una cosa in particolare negli allevamenti che ti ha colpito, cioè qualcosa di questa giornata che dici: visto che devo fare l'allevamento a casa in Pakistan, quella cosa lì mi è piaciuta molto. Ma io, come da tanto tempo che sto cercando di imparare, ho visitato tante stalle in Pakistan e un po' anche qui, ma insieme con il signor Marmioli è proprio una realtà diversa. Ho capito che veramente tante piccole cose e sono così importanti e fanno la differenza enorme. Senza quello, senza queste piccole cose, non stando attento, uno si può rischiare di chiudere addirittura la sua azienda. Credo che devo imparare ancora molto, anzi avevo chiesto a lui se qualche settimana posso lavorare in una stalla volontariato senza nessun impegno. È il momento giusto per chiederlo, se qualcuno ti prende per fare formazione. Perché ci tengo a imparare bene e dopo trasmettere bene questa cosa qua alle altre persone che ci tengono. Cioè, da specificare una cosa, che lui nel nostro paese è un imprenditore che si occupa di diversi tipi di attività, quindi diciamo che il settore agricolo, come ha detto all'inizio, è il settore che gli è rimasto nel cuore da quando era bambino. Quindi diciamo che oggi ha la possibilità di investire anche dei soldi, anche a fini di beneficenza nel suo paese, e questo sicuramente è una cosa che gli fa onore. Io direi che possiamo salutare. Va bene. A tutti. Ciao! Ciao, ciao, ciao. Ciao.